Inizia da una veglia mariana particolare, guidata da alcune giovani che vengono da Roma insieme con Suorana Nobili. Io non voglio essere molto lungo, qualcuno ha già conosciuto l'esperienza di Suorana e anche la sua scuola di danza attraverso internet, YouTube. E il senso di quello che vogliamo vivere, invece questo lo diciamo noi, prepararci al tempo del Natale, della venuta nella casa del Signore, facendo parlare il corpo, facendo parlare quel dono grande che è la nostra vita. E la vita di Maria, la vita della Vergine Santissima, è stata un dono. Quello di questo momento sarà, questa sera, un momento bello di arte, ma anche un momento di raccoglimento e di riflessione. Per chi crede, anche un momento di preghiera. Suorana Nobili ha creato una scuola, la Holy Dance, e di questa scuola fanno parte ormai una novantina di ragazzi e di ragazze. Questa sera sono con noi Valentina, Marigia, Maria Antonietta, Letizia e Anastasia. La danza si svolgerà nella nostra chiesa, nel nostro presbiterio, davanti all'altare, nella navata centrale, per questo abbiamo fatto spostare, perché loro si sposteranno. Forse non tutti potranno vedere esattamente tutto, no? Perché siamo in una chiesa, non è un teatro, i posti così crescendo in modo tale che si possa vedere tutto, però ecco, se magari ci sforziamo un po', riusciamo a godere anche così, anche in questa condizione. Vi ringrazio e buona serata a tutti. Dare la mia storia, ma anche per pregare insieme. Allora abbiamo scelto questa modalità, quella di vivere insieme un momento di testimonianza che poi continua nella veglia di Maria danzata. È una veglia che ci aiuterà a meditare la parola e poi si conclude, perché Maria porta sempre a Gesù, e si concluderà con un momento bellissimo di adorazione eucaristica. Tutto questo viene nella danza. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Io non credevo. C'è stato qualcuno che mi ha mostrato come Giovanni chi era Gesù, la salvezza. Ero lontana da me stessa, dagli altri. Avevo un grandissimo vuoto di amore dentro, derivante proprio anche da una famiglia con cui abbiamo fatto fatica a volersi bene, soprattutto i miei genitori. E quindi io questo amore lo cercavo fuori dal mio corpo, usando il mio corpo come mezzo di seduzione. Mi piaceva la musica, la danza, la notte, lo sballo. E io nella città di Milano, dove abitavo con i miei due fratelli e mia mamma, cercavo la felicità, cercavo la libertà. E pensavo che il mondo della notte, il mondo delle grandi luci, come è quello dello spettacolo, quindi la televisione, il teatro, mi promettevano una felicità che però non mi atteneva mai. E io avevo una bassissima considerazione di me stessa, pensavo di non valere niente, di non avere doni, di non saper fare nulla. E quindi cercavo comunque negli altri qualcosa che potesse darmi valore, ma non lo trovavo mai, fino a quando ho cominciato a mettermi una maschera, a non essere più io, anzi, non sapevo chi ero. Mia mamma ha avuto una conversione grande, ha incontrato Gesù, lei non credeva in Gesù, non andava a messa, e mentre io uscivo la sera per andarmi a sballare, mia madre veniva con la parola di Dio in mano, come Giovanni, no? Dava testimonianza. E io non ne volevo sentir parlare, dicevo che era roba per vecchi,
e ho cominciato a dire parolacce, bestemmie, fino a quando mia mamma decise proprio di pregare solo per me e di far pregare tutta la parrocchia per me. Quando alla vigilia del Natale, a 22 anni, mi sono trovata in questa chiesa e questa chiesa è stato molto forte perché vedevo che le persone si volevano bene, si abbracciavano e poi c'era l'odore dell'incenso, era tutto diverso, le persone ridevano, erano felici senza sbaglio e mi sembrava così strano. E così piano piano, mentre facevo la vita notturna, la vita in televisione, io andavo a messa, ogni domenica sentivo che dovevo andare a questa messa. E il sacerdote durante la Santa Messa diceva sempre: perché Dio ti ama! Ama proprio te che sei qui, adesso! Ti amo così come sei! E io sentivo, lo sentivo, percepivo questo profumo di Gesù, che era un profumo pulito, un profumo che nessuno, io amavo tanto i profumi, ma Gesù era un profumo che nessuno voleva. E poi una cosa mi impressionava, che Gesù non mi chiedeva niente in cambio, invece la notte i ragazzi chiedevano sempre qualcosa in cambio, non era mai gratuito niente. Così è iniziato un percorso lungo, faticoso, duro, perché la conversione non è stata solo di un momento. A un certo punto io sono andata in crisi, perché ho detto: ma tu ci sei, Dio, veramente ci sei? E ho fatto un'esperienza forte dentro di me, nella presenza di Dio dentro di me. E da lì ho capito, una notte, dopo aver fatto questa esperienza bella ad Assisi, stasera non è il momento proprio di raccontarvi tutto, abbiamo scritto un libro che si chiama Io ballo con Dio, della Mondadori, lì c'è scritto tanto, tutto, tranne qualche peccato, non sono riservato di nemmeno per me. Beh, l'ho anche confessato, quindi già dimenticato. E ecco, quella notte, quando sono tornata sul pubblico dopo questo ritiro, dicevo ai ragazzi che io ho incontrato Gesù, che era bellissimo, e loro mi dicevano che io sembravo una prostituta, per usare un termine antico, non essere troppo volgare. E io dicevo: ma non è vero, io non sono questa. Ma tu sei messa lì così sul cubo. E mi vengono in mente le parole di San Paolo. Avevo comprato una Bibbia piccola e pregavo spesso con la parola di Dio. E c'era una parola che mi ha sempre segnata. Ed è stata: ma non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, che la vostra sessualità è sacra. Ecco, quella notte fu l'ultima notte, salutai tutti. E sono incominciato il cammino, un cammino non in salita, un cammino in discesa, una discesa perché io volevo staccarmi dal corpo per unirmi a Dio. E invece Gesù ha fatto un lavoro contrario, ma è stata durissima perché io tosta, io devo essere un angelo, non devo avere emozioni, non devo sentire gli ormoni che viaggiano a questa sinistra, cioè io non devo sentire sensualità. E allora è iniziato un percorso duro perché io volevo staccarmi da me stessa, e invece Gesù mi riportava sempre me stessa. Poi l'ho capito dalle suore operaie della Santa Casa di Nazareth. Quando ho scoperto che questa era la mia strada, io avevo lasciato la danza, perché pensavo che la danza non c'entrasse nulla con Dio, anzi che allontanasse i giovani da Dio. E quindi io facevo danza moderna. Ho detto: no Signore, non danzo più, danzerò solo quando vorrai tu. E poi solo danze proprio semplici, piede ruote, dove non devo più fare danza moderna. Quando sono entrata dalle sue operaie, loro mi hanno detto: ma questo è un tuo dono, ma no, non lo devi buttare via, è una cosa bellissima. E io non riuscivo a vedere questa cosa bellissima. E la prima danza che mi hanno fatto fare, scusa che ho messo a parlare, è un po' difficile, e forse dovrei mettermi più in là. E quindi mi hanno fatto fare la prima danza, tutta danza spirituale, danza rap. E io mi sembrava proprio tipo il pop, no? Mi sembrava che Gesù facesse l'occhiolino e desse dal cielo, anche da casa. E ho iniziato a danzare in chiesa, a danzare in giro, in meeting di giovani, ma tanto, 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 fino a quando poi ho preso i voti perfetti e a Palestrina il vescovo mi disse: Suor Anna,
ma visto che tu danzavi, fai un corso di danza qui a Palestrina. Ho detto, va bene. Ho iniziato, ho detto, no, ma io non posso più fare la danza di prima. Già io comunque danzavo con il mio amore per Gesù, quindi non facevo più la danza di prima. Però come insegnando agli altri, no? Non verrà nessuno, a quale giovane può interessare? Sì, la danza moderna, ma il Vangelo no. Ho iniziato con due bambini, il secondo mese erano 30, il secondo anno erano 50, in varie fasce di età, e per cui ho detto, ma questa è una scuola. In preghiera ho ricevuto il nome, Holy Dance, danza santa, perché Dio è santo. E quando Gesù prende un cuore e quindi tutto un corpo, tutto è santo, tutto è sacro. E adesso sono 100 allievi, siamo 7 anni aperti e tutti i ragazzi che qualcuno ha iniziato proprio a camminare seriamente con Gesù. Facciamo adorazioni come stasera, magari stasera la miniamo un po', ecco, non sarà un'adorazione lunga. Stasera faremo questa veglia di Maria danzata con i miei allievi e quindi è vabbè, dico allievi ma in realtà siamo tutti sorelle e fratelli nella scuola e poi sono nati collaboratori perché da sola non potevo più. Abbiamo una scuola grande, colorata, bellissima e facciamo anche ritiri spirituali danzati. È bello vedere i ragazzi piangere davanti a Gesù, ragazzi che piango, una ragazza di 11 anni, caro Gesù, questa sera ho capito che tu, nell'adorazione, tu sei essenziale e che tutto l'uomo, tutto ciò che l'uomo rovina, tu restauri. E si piange davanti a Gesù perché Gesù è per l'amore bello, è l'amico nostro. E questa sera vogliamo farvi sentire un pezzo di paradiso, anzi vogliamo viverlo con voi questa sera. E io già ho sentito che è già qui Gesù. E abbiamo aperto la prima sede della Polidensa Foggia, sto facendo il stage a Milano perché desiderano anche a Milano, a Brescia, chissà se qui da queste parti il Signore vuole una cosa così bella, vedremo. Allora adesso vi lascio, anzi continuiamo con questa veglia che è un po' strana, nel senso che siamo un po' non abituati. Abbiamo usato la parola di Dio, i Vangeli di Maria, dove c'è Maria presente, poi c'è la poesia di Maria Rilke, che era un ateo, ma voi vedrete che cosa esce da questo ateo, meditando i Vangeli, e poi la danza, metteremo in danza le emozioni e alcune parti del Vangelo che sono state lette. Pregherete poi, pregherete insieme l'Ave Maria e poi via via ci sono 6 quadri fino a quando poi incontreremo Gesù. Allora, un'ultima cosa, le musiche quasi tutte, non tutte, sono state create da un sacerdote con Ruvolo che mi chiese un giorno, dai, fammi delle coreografie su queste musiche. Allora, buona preghiera con Maria. Che è stato sempre con noi, volevamo fare l'ultima danza intorno a lui per ringraziarlo. Thank you.
Signore, questa sera non sei stato in un altro luogo se non qui e non vuoi rimanere se non con me, con l'altro. Per questo la benedizione e il gancio con cui Egli vuole venire a casa con noi ed entrare in tutta la nostra vita. Signore, sia con voi. Vi benedica Dio l'Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Benediciamo, grazie a Dio. Insieme con te, Soranna, passi di gatto, penso per la maggior parte di noi, fare un'esperienza di Vangelo. Se il Vangelo è una buona notizia che cambia la vita, come è successo per Pietro, per Giacomo, per Giovanni, per la Maddalena, per tutti quei personaggi che noi ascoltiamo nei Vangeli, e la loro vita è veramente cambiata, perché hanno fatto cose incredibili, ecco quello che è avvenuto in te è la stessa cosa. E noi vogliamo che venga anche per noi, io voglio che venga per me e voglio che venga per ciascuno di voi, secondo i tempi di Dio. Che tu ci hai fatto capire che Dio, quando si mette una cosa in testa, la porta a termine, sa come cercarci. Basta tenere l'uscio della nostra porta di casa un po' socchiuso. Questa sera qui eravamo in tanti, c'è chi ha più fede, chi ha meno fede, però tutti abbiamo condiviso una stessa esperienza di grazia e ti diciamo grazie. E sappiate che noi, così ci vedete in faccia, pregheremo, abbiamo già pregato per voi. Quando noi ci riuniamo e preghiamo, preghiamo per le persone che abbiamo visto, per le persone che incontreremo. E adesso pregheremo ancora per voi che vi abbiamo, insomma, almeno visto da lontano. Ecco, rimaniamo uniti nella preghiera. E chissà, un giorno magari ci si vede, se non qui, di sicuro in paradiso.